noi parleremo di fatti concreti e agiremo sui fatti concreti. E siccome non a chiacchiere ma con i fatti, noi siamo una delle poche realtà italiane che sono contro il sistema governando e cerchiamo di fare la rivoluzione governando e che siamo contro anche le politiche del governo Renzi, che mi sembra non siano sostenute anche dal Movimento a 5 Stelle, io mi sono permesso di fare, e lo farò anche nei prossimi mesi, un appello all'unione di tutte le persone che resistono e che sono contro il sistema. Al di là che siano persone singole, associazioni, comitati, movimenti. E siccome ritengo che il Movimento a 5 Stelle non faccia parte del sistema, io faccio un appello anche alle donne e agli uomini del Movimento a 5 Stelle, che non significa che è un appello a fare un'alleanza elettorale, né significa che stiamo facendo un accordo, significa un appello tra chi veramente vuole il cambiamento con i fatti, e noi lo stiamo dimostrando in questi 4 anni, governando e senza l'aiuto, devo dire, da parte di Roma di quasi nessuno, compreso chi sta in Parlamento. Se poi sono altri che non vogliono dialogare, pace bene, ma io dialogo con tutti, continuerò a dialogare al di là delle polemiche e delle dichiarazioni che ci sono. Da qui a maggio ci sarà tanto fuoco politico, il clima sarà rovente, per ora noi ci siamo, io mi candido e quella è la mia linea, rivolgermi a ogni cittadino della mia città, alle persone che amano Napoli e a chi veramente vuole unirsi in questo progetto al di là delle differenze.